Ci siamo. Eccoci, Eccoci, eccoci. siamo in diretta. Doppia camera. Doppia camera. Doppia camera, la Allora, 1 o la 2? questa la sto facendo vedere non tanto ovviamente per fare lo spot pubblicitario, perché non siamo qua a vendere libri, ma siamo qua a fare cultura e a comunicare dei messaggi. Vabbè, chi mi conosce sa che io poi diffondo i libri con licenze open, quindi poi in parte già lo trovate se cercate online un po' di assaggi, un po' di parti di questo libro, e poi vi invito a scaricare i file con calma. Ma era per farlo vedere al signor Facebook, che poi probabilmente prenderà un'immagine per fare la copertina Allora lo facciamo di vedere anche questa noi. diretta. Quindi avremo finalmente il libro. Vabbè, intanto l'avete anche visto. Oggi parliamo esattamente della mia nuova opera con Ladies and Gentlemen. Mauro Caldera, che adesso sei un po' tagliato fuori da questa No, no, va inquadratura. bene. Del resto l'autore deve essere in prima linea e io No, no, vabbè, presento anche ai miei follower Simone Aliprandi, 39 anni, 39 anni fra giovanissimo. due settimane. Ecco, perfetto, quindi anticipiamo, Non segniamo regali, ma l'impatto. opere di bene, cioè co copie del libro acquistate. Esatto, poi tanto stasera avremo modo di chiacchierare con lui. Tra l'altro è bellissima questa situazione perché Simone questa sera, cioè con l'incontro di questa sera e con il lancio del nuovo libro che è Cronache dalla radura, riflessioni ed esperienze sulla complessità delle relazioni di coppia, attenzione, sembra un titolone pesantissimo, ma vi assicuro che io ho letto tutto d'un fiato questo libro ed è veramente bello, 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 leggero, veloce, perché poi sono, viene Meno di sviluppato 140 pagine, meno di 140 136. pagine, ma bei caratteri, belli, belli distesi, una scrittura molto leggera, ma incisiva. Ecco una cosa, stasera non parleremo solo noi, quindi l'invito che facciamo a chi ci segue, giusto Simone, è proprio quello di dialogare con noi, perché noi stasera parleremo di relazioni, di complessità delle relazioni di coppia, quindi chiunque sia in contatto con noi sicuramente avrà vissuto, vive o vivrà delle relazioni, quindi magari Allora, cioè, possiamo. tema che tocca più o meno chiunque, perché anche, come dire, l'amicizia è una Eh relazione, anche la certo. relazione con i nostri genitori è una relazione, quindi qua parliamo di relazione di coppia, quindi ovviamente è molto più mirato il tema. Chi mi conosce, questo lo dico per i follower più alti della mia pagina, è abituato a leggere e vedere i miei video che parlano tendenzialmente di diritto d'autore o di Esatto. diritto delle nuove tecnologie e dirà: ma non è lo stesso Aliprandi questo qua che sta parlando delle relazioni di coppia? Sì, è lo stesso Aliprandi, perché succede sulla soglia dei 40 che anche gli avvocati hanno delle crisi di identità e quindi si E perdono nella certo, radura, è come vero. dice la biografia. La parte più interessante della biografia la faccio notare perché è la frase finale quando dice, dopo aver elencato La tutti i miei portiamo titoli, anche noi, dice guardate, che alcune, guardate, guardate. dopo ha scritto varie pubblicazioni divulgative sull'argomento del diritto d'autore, però alcuni anni fa è uscito a esplorare la radura e non è più tornato. E Ecco, ancora bellissimo. oggi, alla soglia dei 39, non sono ancora tornato, Ecco. Ma beh, forse è anche il caso non tornare, cioè vuol dire che ma oddio, dici non lo so, non. ecco, vediamo. Io ho già dato disposizioni ai miei eredi. Cioè nel caso io fra un anno o due scrivessi un altro libro di Sì. questo tipo, di abbattermi prima che l'editore Abbiamo giusto due abbia. testimoni, visto che sei anche No, perché legale, se, quindi voglio esatto, dire. se l'anno prossimo ho scritto un Cronica della Radura 2, allora o ho fatto il botto con questo e quindi è solo una questione commerciale, oppure vuol dire che c'è qualche problema e allora forse è il caso di abbattermi prima, No, perché insomma, assolutamente. Com battute. comunque molto molto curioso, nel senso che io ho trovato, ve lo anticipo così perché vi dobbiamo intanto dare, allora ripetiamo il titolo così annotate, lo facciamo intanto come messaggio promozionale, allora Simone Aliprandi, autore, Cronache dalla radura, riflessione ed esperienze sulla complessità delle relazioni di coppia, edito da Le Di Edizioni, come donna. se Che fosse l'apostrofo edizione, però tutto attaccato, Le Edizioni, poi, ma. no, scusa, l'edizione è l'editore storico con cui io ho pubblicato tutti gli altri miei libri, appunto quelli sulla mia materia, proprietà intellettuale, diritto delle nuove tecnologie. Lo saluto perché comunque in questo caso mi ha dato una massima libertà, insomma, un editore che ha pubblicato libri sul diritto d'autore fino all'altro ieri, che si sente un autore a dirgli: guarda, voglio fare un libro sulle relazioni di coppia, dammi un po' di carta bianca.
Il prossimo sarà sulla cucina. Può essere, ecco, esatto. Ma lì cucinerai le relazioni. Vedremo, le relazioni tossiche. Tossiche. No, ecco, però ringrazio anche Nicola Cavalli, l'editore, diciamo, il boss di Ledizioni, che mi ha dato molta, molta libertà in questa iniziativa editoriale, e non è poco. No, mi stavo dando una chicca sul sottotitolo, visto che hai citato il sottotitolo del libro. Il sottotitolo iniziale doveva essere un po' più commercial, un po' più stupidello. Invece è una cosa bella. Doveva essere 50 sfumature di complessità delle relazioni di coppia. Poi le prime tre persone a cui l'ho fatto leggere mi hanno subito fatto una faccia strana dicendo: Simone, con questo sottotitolo, un libro che poteva essere interessante e serio, lo qualifichi subito come una boiata. Perché? Perché poi ho fatto un esperimento, ho detto, vabbè, andiamo a vedere sul motore di ricerca di libri, pubblicazioni, mettendo 50 sfumature cosa viene fuori. È venuto fuori di tutto e di più, anche cose con cui non gradivo che il mio libro fosse, diciamo, confuso e mescolato. Allora, effettivamente ho fatto questa scelta di tenere un titolo un pochettino più sobrio. Che, ripeto, secondo me in un certo senso è molto studio, cioè si presenta come uno studio, però uno studio piacevole, perché studiare è condividere, perché tu stai condividendo anche perché hai studiato, hai fatto un po' il drone, ecco, hai sorvolato delle situazioni, tra l'altro ambientate. Intanto salutiamo Gino Rapa da Albenga, che è l'associazione Filmica Ruggi, che organizza delle bellissime attività culturali, dove magari potremmo portarti anche ad Albenga, in Liguria, in quest'estate. A fine luglio, possibilmente. Ecco, perfetto, lo portiamo, bellissimo, un'associazione assolutamente fattivissima e che fa delle grandi cose, dal premio Fionda. Ecco, stavamo dicendo che tu hai sorvolato, eccetera, ma in modo, anche se uno studio approfondito, in modo leggero, perché oggi abbiamo, secondo me, bisogno, quello che ci manca è la leggerezza, un po' di leggerezza con cui possiamo condividere, con cui possiamo esplorare assieme delle cose. O le cose sono troppo auliche e allora qualcuno è tagliato fuori, o sono troppo banali e allora lasciano il tempo che trovano, o hanno un linguaggio comprensibile da tutti. Tu, secondo me, hai trovato la buona via di mezzo, diciamo. Assolutamente. Spero, se lo diranno anche il lettore, il libro è uscito praticamente una settimana, quindi di commenti veri dei lettori, a parte appunto il tuo, di quelli, gli amici a cui l'ho mollato in mano insistendo perché lo leggessero subito, non ne ho ancora avuti tanti. Spero che arrivino anche in diretta adesso. Vediamo, c'è già una quindicina di persone collegate. Spero che, oltre ad essere collegate, abbiano voglia di fare un commento. Esatto, o fare delle domande. Esatto, potete anche scrivere, allora, tutti quelli che sono miei amici Facebook mi possono scrivere nella chat di Facebook, io comunque la vedo attraverso l'altro aggeggio, il cellulare, o anche chi ha il mio numero di cellulare può scrivermi su WhatsApp e io leggo in diretta la domanda. Ovviamente sappiate che se fate una domanda verrà letta e quindi poi rimane. Assolutamente, quindi vi intorchieremo direttamente. No, soprattutto verrà resa nota, quindi se è una domanda privata. Se volete invece fare domande private su di me, nel senso, se volete, come dire, indagare, farò in ogni modo, troverò ogni modo per non rispondere. Bravissimo. Per rispondere in modo evasivo. Esatto. No, stavo dicendo, scusa, sul libro, mi sono presentato come avvocato. Bisogna anche ricordare, però, io ho anche un dottorato di ricerca, una seconda laurea in scienze politiche, in scienza pubblica amministrazione, quindi comunque ho fatto degli esami anche di sociologia. E poi ho fatto un dottorato che si chiamava Società dell'Informazione, che era un dottorato strano, dico era perché adesso non c'è più, è stato soppresso purtroppo. Un dottorato che c'era a Milano Bicocca e trattava i temi della rivoluzione digitale con un aspetto più sociologico e filosofico rispetto strettamente tecnico informatico. E quindi era un dottorato interdisciplinare in cui si prendevano candidati da varie facoltà, non c'era un filtro particolare. Io ero il giurista della situazione, però sono stati 3 anni in cui io ho respirato un'aria diversa rispetto a quella che era che erano i miei studi di origine, e ho avuto contatti con i miei colleghi che erano appunto filosofi, psicologi sociali, pedagogisti, perché uno dei dipartimenti di riferimento era scienza della formazione, quindi cioè, l'origine da cui provieni tu. Tu sei un pedagogista di formazione, poi ti sei affacciato al mondo del giornalismo, io
vengo dal mondo del diritto e adesso sto sperimentando. Certo, beh, ma poi scopriamo che alla fin fine stiamo parlando, stiamo dicendo tante cose, ma poi sono la stessa, perché fondamentalmente, come ti dicevo prima, che io ho smesso di fare l'insegnante, oggi nel lavoro che faccio, nel mio piccolo, mi sento ancora tale, perché comunque utilizzi lo stesso canale, quindi penso che anche qua non faccia molta differenza. Ascolta, intanto Simone, io direi di iniziare, visto che tu lavori molto di metafore e sei molto chiaro. Belle. Stanno arrivando, no, ecco. Vabbè, vedo che compare gente che segue. Bene, e sono bene. Anche le persone che mi sento di anch'io, ringraziare. Anch'io, guarda, guarda, le persone che sono connesse adesso sono quelle che devo assolutamente ringraziare perché qui abbiamo tutta la Liguria, anche noi ci seguono. Io ho le persone più sparse, diciamo, in Italia che mi hanno dato proprio una mano come feedback sul libro, perché questo è stato il primo libro in cui ho sentito, lo scrivo questo nella presentazione, nella postfazione, scusate, in cui ho sentito il bisogno morboso di chiedere feedback durante la scrittura, cosa che solitamente, per come sono io, non succedeva. Ma questo per depistare? O... No, perché non essendo... Allora, scrive sulla mia materia, è una materia che mastico da 15 anni, lo faccio anche per la mia professione, quindi so più o meno cosa devo dire e quando devo dirlo. E quindi il feedback mi basta anche alla fine per sapere se il libro magari può essere corretto in qualche modo. Ma invece in questo libro avevo bisogno anche di indicazioni sulla direzione da prendere. Certo, ho capito. Quindi le persone che vedo collegate adesso sono persone che ringrazio tantissimo, senza le quali il libro probabilmente non sarebbe uscito in questo modo. Una ha scritto addirittura, quindi che manzi, lo scrive in messaggio privato, va bene anche qui. Assolutamente. Non so, sì. Siamo... La Cristina dice che siamo manzi tutte e due, quindi al plurale. Esatto, esatto. Vabbè, quindi vabbè. Adesso ti rispondi in privato, Cristina, mi raccomando. Esatto. Ecco, adesso siamo carne in scatola. E poi, vabbè, vedo colleghi e altre persone, anche Vincenza, che ha il merito di aver organizzato un po' la parte promozionale anche del libro, perché, ecco, ricordiamolo, oltre a questa diretta, lunedì abbiamo una presentazione invece live a Milano, certo. Nella Grande Mela. Io non sono milanese, sono campagnolo, sono ti ha dati bene, poi lui coltiva relazioni. Esatto. Arriverò come pozzetto a cavallo del trattore, bello. Parcheggerò il trattore in San Babila, citazione colta, parcheggerò il trattore in San Babila per poi andare al Takeaway Bistro, che è in zona Moscova più o meno, per una presentazione lunedì prossimo. Chi viene, chi è dalla zona di Milano, avrà piacere di vederlo dal vivo. Divulgate. No, c'è un altro evento, se siete sulla mia pagina basta andare indietro di qualche giorno, vedrete l'evento relativo al 18. E poi, se volete, condividete questo video direttamente dalla vostra pagina, ma anche questo sarà amici, ecco, non lo chiede l'autore. Questo sarà il visto che sono con la faccia di tolla. E quindi sono orgoglioso di esserlo. Ecco, chiedo a tutti quelli che ci stanno seguendo di fare la condivisione della nostra diretta, così portiamo veramente questo bel messaggio, che non vogliamo farvi una lezione cattedratica sulle relazioni. Poi, nonostante siamo dei manzi, logicamente... Ecco, ma Manzi penso che intenda intellettualmente, certo, perché abbiamo l'intelligenza di un giovane bovino. Però vedi che noi giochiamo di giochi di parole, giochiamo di metafore, giochiamo di tutto, quindi sicuramente tutto. Allora, come tu hai suggerito, sto facendo io stesso quello che lui ha suggerito, cioè riposto questa diretta sul mio profilo privato Facebook, perché qua siamo in diretta sulla mia pagina pubblica, però lo riposto, così anche i martiri che seguono il mio profilo privato e non la pagina pubblica se la beccano. E confido che anche voi abbiate voglia di farlo. Non è difficile, basta schiacciare il tastino condividi e mi aiutate a far vedere il messaggio, a far vedere questa diretta anche ad altre persone. Assolutamente. Ecco. Poi, per fortuna, Facebook poi la diretta la registra, quindi questo rimarrà come video per i secoli dei secoli. Amen. Ecco, attenzione, un'altra cosa, visto che si dice sempre presentazioni con l'autore, eccetera, una bella chiacchierata, una chiacchierata aperitivo, eccetera, perché no? Chi ci segue può richiederti naturalmente per fare un incontro dove si può fare una tavola rotonda, molto, cioè buttiamo tutte le idee, perché chiaramente è importante promuovere la cultura e la bella cultura. Attenzione Simone, allora iniziamo ad accendere un po' l'argomento. Intanto a me piace molto il concetto del castello e della radura. Tu nella tua la metafora hai iniziato, immaginate di essere in questo ambiente medievale, eccetera, che cioè quasi chiudi gli occhi e immagini di essere calato in un... Allora, la metafora del castello e della radura, giusto anche per far capire chi ci ascolta, in
che superficie si trovano. Ecco. Allora, sì, la metafora in realtà non è una mia invenzione, nel senso che è in uso tra gli psicologi, i sociologi, insomma, per dimostrare quando, per spiegare quando qualcuno si arrocca su delle sue posizioni, ed è il castello, la rocca, e invece la radura è il resto del mondo, cioè tutto quello spazio in cui necessariamente ti devi confrontare con gli altri, perché siamo tutti uguali. Nella radura, insomma, siamo tutti viandanti, tutti abbiamo fame, abbiamo freddo, e quindi bisogna a volte anche venirsi incontro e aiutarsi, certo. Ma allo stesso tempo si ha anche paura dell'altro, perché l'altro è sconosciuto. Ok, quindi nel nostro castello, ovviamente essendo il nostro castello, è probabilmente stato costruito da noi, e rappresenta in metafora la nostra area di comfort, certo. La nostra personalità, la nostra area di comfort, è ovvio che siamo i signori contrastati e tutto ci viene facile, perché è il nostro castello, è casa nostra. Abbiamo le nostre regole, quindi esatto. Che chiaramente tutti rispettano. Esatto, ecco, esatto, bravo, questo, perché dal punto di vista, dal punto di vista relazionale, nella metafora del libro, essere chiusi nel castello non ci fa costruire delle vere relazioni, perché le persone che ci circondano all'interno del castello sono cortigiani, non sono nostri pari. Certo. Ok, certo. Quindi noi siamo i padroni del castello e queste persone, ovviamente, avendo un timore reverenziale nei nostri confronti, che siamo i boss, cioè certo, la situazione, certo. Ci corteggiano, e lì c'è l'etimologia della parola corteggiamento. Esatto, infatti mi piace. Perché diventano nostri cortigiani, cioè diventano persone che sono, per poter stare a corte, ovviamente, ci trattano con particolare attenzione, ma non sappiamo se queste attenzioni siano autentiche. Se noi vogliamo le relazioni più vere, più autentiche, dobbiamo uscire dal castello, dalla nostra area di comfort. Rischiare, magari, metterci in gioco. Esatto, rischiare del nostro, vestirci non più con il costume di corte, ma con abiti da camminata a cavallo, e prendere, andare in mezzo alla nebbia, in mezzo alla radura. Questa è un po' la radura, è quella, diciamo, non è la foresta, è quella parte di natura in cui può passare anche l'uomo, convive l'uomo, vive anche l'uomo con gli animali, e ovviamente ti espone pericoli, perché certo. Non sei più nel castello, non ci sono più le mura attorno, ma ci sono i lupi. Quindi due tipi di relazioni, ecco, diciamo che di relazionarsi con le persone, quindi di vivere delle relazioni come intendi tu, quindi una forse un po' più controllata e controllabile all'interno delle esatto. Tue mura. Il tema del controllo. L'altra invece dove ti metti in gioco e dove gestisci l'imprevisto, imprevisti e probabilità, ecco, come avrebbe detto allora, la regola del gioco del Monopoli. C'è anche proprio un capitolo, una delle storie del quarto capitolo è proprio quello relativa al calcolo del rischio. Io faccio il legale per una foundation che ci scheda tutto. No, faccio il legale per una foundation che fa risk assessment in inglese, quindi calcolo del rischio. E ovviamente l'approccio è quello di cercare di prevedere al massimo le possibilità di rischio finanziario o di rischio sismico, secondo dei casi, ma quello purtroppo non funziona nelle relazioni. Perché se io baso il successo di una relazione sui calcoli che ho fatto, nella maggior parte dei casi prendo dei grossi granchi. Certo. Perché difficilmente posso avere il controllo di queste dinamiche quando siamo in due persone. E quindi quando l'altra persona ha delle dinamiche che mi sono estranee, di cui io non ho il controllo necessariamente, ma è lì il bello. Se io pretendo di averne il controllo, probabilmente ho già, come dire, ucciso buona parte del gioco. Subentra, no? In un certo senso un po' di creatività a quel punto. Creatività, improvvisazione, rispetto, anche umiltà. Paura, anche paura. Sì, l'ingrediente paura, perché insomma andare in giro nella radura, a cavallo, nella nebbia, magari d'inverno col freddo e con i lupi che urlano in lontananza, è ovvio che mette paura. Certo. Però se ci convinciamo del fatto che è solo lì che possiamo trovare delle relazioni autentiche in cui troviamo dei nostri pari, che poi, come spiego nel libro, questi nostri pali sono a loro volta dei padroni di castello, cioè anche loro vengono da un castello, solo che anche loro hanno avuto lo slancio di uscire dal castello e fare un giro nella radura. Certo. Ok, quindi non è che io sono più fico di questo che ho incrociato, perché io avevo un castello più grande, in realtà non lo so, è una persona che incrocio sulla mia strada, il quale potrebbe avere anche lui provenire da un castello ben più bello del mio, ben più grande, però in quel momento è un mio pari, perché ci incontriamo su questo sentiero e tutti e due ci guardiamo in faccia e vediamo, sei tu, non sei tu, certo. Sei una persona con cui vale la pena fare due passi. Io parlo in genere, adesso parlo al maschile di viandante. Beh, ma poi ognuno chiude gli occhi, apre i pensieri, eccetera, e si immagina, perché poi adesso mi viene da chiederti, ma
Quando si scappa dal castello? Perché Ecco, poi, cioè, allora, voglio dire, io allora è però. più facile dalla radura cercare il castello oppure è più facile che dal castello si vada verso la radura? E allora, ovviamente la risposta più semplice è più facile scappare dalla radura per rifugiarsi in un castello. E nel libro spiego che in alcune situazioni a volte succedono delle esperienze magari un po' traumatiche, un po' difficili all'interno della radura, quindi uno cerca di rifugiarsi, se non trova un castello, in una capanna, in una grotta, sotto una pianta. Posso dire, visto che vedo che ci sono delle interazioni, allora, Parte. chi di voi, allora, voi innanzitutto, siete più da castello o siete più da radura? Cioè, volete più le Volete più relazioni le comode relazioni? di cui avete il controllo o vi piace sperimentare e metterlo in gioco? Quindi Questa è la relazioni di domanda. comodo e sicurezza alias castello, oppure vi piace sperimentare, entrare in gioco, radura? Giochiamo, Quelle del ecco. castello io le ho definite pseudo-relazioni nel libro, quindi non so Ah! neanche se potremmo chiamarle relazioni, perché se sono all'interno del castello e noi siamo i padroni del Sono chiuse, castello, quindi molto. Vediamo se ci. Ecco, che intanto ok. arrivano. Quindi, domanda per gli amici da Sì, casa, guarda, è già arrivata una ok? risposta. Ecco, Sì, va bene, Cristina, ormai lo Cristina, sappiamo. O nel dov'è? Nel castello, castello, oppure la trovi al casinò, ok. Ecco. in questi due posti. Beh, Invece, Vincenza il viene casinò dice, però è la radura. no, al casinò, bah, insomma, dipende, perché se sei il croupier potresti essere il padrone del castello, quindi nel Ok. suo caso, però ovviamente sto difendendo dati personali in violazione del GDPR. Perfetto. No, Va bene. Vincenzo dice no controllo, sì creatività. E, no, dicevo, scusami, che appunto i temi chiave della vita, della radura sono quelli, cioè il fatto del ovviamente mantenere umiltà, cioè, il controllo ovviamente non ti dà, non si sposa con l'umiltà, perché se devi essere tu che comandi, tu che controlli, ovviamente c'è questa sensazione di onnipotenza all'interno del Certo. castello, ma che gusto c'è ad essere potente all'interno del proprio castello? Ah, certo. L'abbiamo costruito noi, è su nostra misura. Tutte le persone che ci sono lì dentro sono nostri cortigiani e quindi è bravo, sono capaci tutti Certo. a essere il padrone di un Però castello. forse perché quando sei nel castello a un certo punto è un po' la cosa di dire la sensazione di aver tutto e di voler sperimentare, quindi voler dire, come dire, cioè lì ti colleghi tu perché Allora, chiaramente. no, è arrivata prima di Vincenza, sempre, prima di costruire un castello è meglio esplorare la natura. Brava. E che è esattamente un po' il tema del libro. Cioè, prima abbiamo lasciato in sospeso la tua domanda, no? Tu hai detto, quando si esce dal castello? Avevi chiesto. Sì. Poi abbiamo detto, è facile che uno della radura voglia, cioè, sia stanco e impaurito e traumatizzato e voglia rientrare in un castello. Ok. Però noi nasciamo in un castello che è quello della nostra famiglia di provenienza, oppure ce ne costruiamo uno perché diventiamo adulti, ma magari da single. E può anche starci perché uno impara a essere autonomo anche a livello emotivo, però secondo me arriva un momento in cui la realtà da castello non ci basta, nel senso che la vita, le relazioni, le pseudo-relazioni da castello non ci danno più quella Abbiamo ebbrezza, quella bisogno di sensazione. ebbrezza, esatto, di Sì, di qualcosa ebbrezza, di. ma anche solamente di un confronto che ci faccia crescere, perché sennò alla fine il nostro castello sarà sempre il nostro castello, cioè non usciremo da quelle quattro mura. E invecchiare lì dentro potrebbe essere, come dire, fonte Ma di ecco, c'è tristezza, di questa ansia. voglia di uscire dal castello per andare nella radura, ok, ma poi c'è un desiderio di ritornare oppure cioè, cosa cambia la radura per uno che ha una sicurezza e che vive nel castello? Non so se mi sono spiegato. Beh, allora, arrivano anche domande. Ok, no, niente, mi dicono che alcuni non si possono connettere, fa niente, tanto lo rivedrete. Ricordiamo per quelli che si stanno connettendo che siamo in compagnia, ogni tanto dobbiamo Sì, fare uno spot dobbiamo. promozionale, vi facciamo vedere la copertina del libro. Lui è Simone Aliprandi, autore del libro Cronache dalla radura, riflessioni ed esperienze sulla complessità delle relazioni di coppia, edito da Le Edizioni. Lui Ecco. è Mauro Caldera. No, nel senso che non so se l'abbiamo detto, c'è Piacere. scritto là in alto in realtà, Piacere, piacere. ecco, piacere. Giornalista, si occupa di spettacolo, di iniziative culturali in generale, attualmente insomma. Ti stai dando da fare anche nel mondo degli spettacoli televisivi mainstream. Ok, Mainstream, ok, esatto. vabbè, adesso al di là di quello. Scusami, la domanda era. Era che dal castello si va verso la radura, ok, ma poi quando si ritorna al castello No, c'è in realtà non è desiderio che di si ritornare ritorna, oppure si torna in no, modo un nella po'. metafora del libro non è che si ritorna, si va nella radura.
e si cerca una persona con cui fare un pezzo di strada e costruire un nuovo castello insieme a questa persona. Questa E quindi è la grandezza del riparte tema. una nuova, cioè lo Esatto. step 2 della relazione, perché poi chiaramente c'è la costruzione, Esatto. eccetera, che tendenzialmente potrà di nuovo riportare dal momento che siamo in questa società con mille linguaggi, con mille input, con mille Ma anche molto tentazioni, superficiale. molto superficiale. Quindi cosa succede? Che sono sempre. Ormai è tutto segmentato tendenzialmente, perché tu fai anche un raffronto dei nostri genitori che Ah sì, stavano al cioè, le castello, e nostre voglio nonne dire, i anche, io nostri la nonni, mia memoria va ecco. indietro al massimo di 2 generazioni, Cioè, a mia nonna. un tempo E... ti sposavi, facevi dei figli e quello Beh, era, a me aveva ecco. sconvolto in questo racconto, che questa parte in cui parlo di mia nonna, quando, Corso di educazione sì, sessuale. quando alle medie mi chiesero, nella ora di educazione sessuale che si faceva all'epoca, di parlare con i nostri parenti di sesso e farci raccontare da loro come avevano imparato le Già prime. buono quando se ne parlava, Esatto, effettivamente. io allora, alle medie ero nei primi anni 90 e questi temi iniziavano a diventare, insomma, più digeribili anche nelle famiglie, così. Però quando andai da mia nonna, che all'epoca ne aveva 80 circa, E 79, parlavi di 80 anni, sesso? sì, questo era il compito che avevano dato i professori. Ma era quello l'obiettivo, Sperimentali, eh? l'obiettivo era creare cioè, innescare questa scintilla nelle famiglie per costringere i tuoi nonni, i tuoi papà e le tue mamme a Superare, parlartene. Hai capito? Quindi, e io mi ricordo che mia lungimiranti, nonna, una donna estremamente di grande cultura e moderna, non si imbarazzò per nulla, però mi raccontò con estrema sincerità che lei scoprì che cos'era il sesso da suo marito già sposata. Che, cioè, se lo pensate adesso, quindi una cosa confezionata, pacchetto, cioè sì, già cioè, preconfezionato, pensate sorpresa. che pacco che si Che compravano. pacco, Cioè, nel sì, senso, perché certo. metti che poi quella cosa lì non funziona. E all'epoca non c'era il divorzio. No. Quando si è sposata mia nonna, erano gli anni 30, ok? Non c'era la Però separazione e il mi viene da divorzio. dire, benissimo, allora, quello che mancava nella precedente fase, no? Nella fase dei nostri genitori, dei nostri nonni, era sicuramente tutta questa comunicazione mediatica che oggi portiamo veramente la nostra vita in rete, ecco. Il fatto che ci fosse poca comunicazione, qui scoperchiamo un altro. Nel senso che mi ricordo che sempre stando su esempio mia nonna, mi disse che lei non ha scoperto dopo il matrimonio la vera età di mio nonno. Se ricordo bene, ma perché anche lì lei mi disse: ma insomma, non è che sono io che sono stata stordita, non me ne sono. È che all'epoca non c'erano le informazioni come ce le abbiamo adesso. Quindi lui ti diceva: ho 37 anni, se poi ne aveva 47, Lo scopriremo solo vivendo, lo scoprivi quando andavi a esatto. firmare i documenti di Certo. fronte al, no? Adesso poi non so quanto fosse un po' romanzata questa storia, me l'avesse raccontata, però c'era e ripeto, non parliamo di una generazione, di 8.000 generazioni fa, Ecco, ma ma appunto. qual era allora a questo punto quella ricetta che faceva, chiaramente, beh, esisteva il divorzio, eccetera, ma quali erano quegli elementi che vengono a mancare oggi, che ci facevano durare le relazioni che oggi invece. Esatto, paradossalmente all'epoca non c'era divorzio, c'era separazione. Si prendevano questi pacchetti chiusi, però poi tendenzialmente duravano di più le relazioni. Ma non sappiamo poi quanto questa durata fosse al tempo, perché insomma, E non di sola facciata, no, esatto, dici. nel senso che Una volta di fatti i figli, certo. tradimenti non è che se ne parla solo dagli anni, solo dopo il 68, cioè, nel senso, quindi non lo so, Barbara, ma tu sei più da Castello o da Radura? Ecco, Barbara è un'attrice romana, tra l'altro, è in scena con un bellissimo spettacolo che lavora sulle relazioni. Ecco, Caspita, quindi allora voglio dire, ti vogliamo qui non puoi assolutamente, Barbara. assolutamente Quindi il Castello sono le esimerti. sicurezze, la Radura è l'avventura, giusto? È È il mettersi in il gioco, mettersi dire. in gioco. Tu sei da Castello. Il No, no, castello. Barbara! Forse sono tre faccine che Tre arrivano, quindi faccine, quindi sicuramente sei sto da Radura. scherzando. Tu, ecco, poi ritorni al Castello. Perfetto. Brava, Barbara! Io faccio anche io le domande mie. Certo, no, Beh, io vedo Matteo, molto ad di esempio, questo. Matteo, vedo che si è connesso dal Salento, ma lì in Salento li avete i castelli o avete solamente le spiagge?
domanda, così. Esatto, giusto. Hanno i castelli che sono andato a Francavilla. Barbara, ti vogliamo qui, ti vogliamo su per raccontare il castello. Castello. Portare il castello e la radura in scena. Ecco, perché... Vabbè, quindi stavamo dicendo qual era quell'X Factor, come lo chiamerebbero oggi. Io ho connessioni da tutte e tutte, dalle, io dalla, adesso dalla Puglia, da Milano, da Torino. Io qui sono a Roma, perché Barbara dalla Sardegna, vedo adesso dalla Sardegna, dalla Val d'Aosta. Ecco, guarda che bello. Ne ho anche una dall'Ecuador. No, non è dall'Ecuador, è dall'Ecuador di origine. Barbara, ti aspettiamo. Ho una dalla la collega prof av PhD Ceci dal Regno Unito, quindi insomma international. Noi invece sì, siamo un VIP bene in Italia, perché abbiamo la Liguria, abbiamo la Toscana, abbiamo Roma, abbiamo la Lombardia, abbiamo il Piemonte, anche noi. Ecco, guarda, un commento bene. Ti ho citato da UK, no? Allora, Marsi dice, non è detto che la relazione duratura fosse sinonimo di felicità. Alberto, un collega avvocato di Asti, quindi abbiamo anche lui. No, allora, dice appunto, non è detto che la relazione, il fatto che fosse duratura, indicasse anche felicità. Ovvio, certo. Sono d'accordo, ma anche questo anche adesso. Quindi forse, probabilmente adesso, questa è un'evoluzione. C'è meno finzione, quindi c'è più libertà di espressione. Quando la coppia si sente stanca e non più felice, all'epoca era inaccettabile anche a livello sociale dividersi, non solo a livello legale non c'erano gli strumenti per farlo, ma era anche visto di cattivo occhio, no? Anche separati in casa era... Certo. Caspita, ma è peccato, non si può. Quindi, con il rischio che potremmo fare una metafora, che oggi, mentre un tempo il castello si arredava una sola volta per tutta la vita, oggi ci vanno gli architetti di interni che indicativamente ogni tot devono riarredare il castello, perché chiaramente nuove relazioni che diano anche più input, cioè che ci diano un po' di adrenalina, giusto? E certo. Perché comunque la come dire, un po' tipo Beautiful, ecco, questi passaggi di tante costruzioni che... Tipo Beautiful. No? Non so, è una soap dove praticamente i protagonisti sono arrivati al quindicesimo matrimonio, quindi quanti castelli si sono costruiti, cioè chiaramente... Ah, beh, certo, soprattutto Brooklyn, costruiti tanti... Continua a radura. Continua a passare da un castello all'altro, esatto. Cioè, non è cambiato. No. E se ti colleghi ancora oggi non ti sei perso nulla, perché c'è sempre lei che passa da un castello all'altro. È tutto un giro alla ruota, attenzione. bene. Ma quindi oggi possiamo ancora parlare di relazione, vera? Io quello che ho visto, nel senso, il sottotitolo dice relazione, riflessioni ed esperienze, perché effettivamente il libro non parla, non è impostato come se... Alberto dice che sono per i castelli di sabbia. Castelli di sabbia, sì. Bello, quindi... O i castelli di carta. No, a me è successo con la mia relazione passata, che era una relazione che, insomma, era partita bene, però eravamo molto diversi, quindi c'era una certa difficoltà a mettere in piedi questa relazione. Però pian piano, sai, quando fai il castello di carte, metti una carta pian piano, poi aspetti che si assestino e vai su. E ovviamente... Bisogna essere tutti e due molto delicati nel muoversi. Certo che se uno dà un pugno forte al tavolo e poi non si può lamentare che questa relazione non fosse solida, perché, caspita, stavamo lavorando con gesti piano, delicati e ponderati. Esatto, e invece gesti... io rimasi disorientato da questo atteggiamento, come dire, don't call, hai visto? Quell'atteggiamento poi del hai visto che non ha tenuto. E vuol dire grazie. Se non mi dai tempo. Con la delicatezza di un elefante, esatto, nella cristalleria, esatto. E vabbè, lì, infatti un po' la racconto questa storia girandoci un po' attorno nel libro, poi ci sono storie anche di altre persone, però Alberto pur sempre Castelli, sì, quindi c'è però di sabbia. Cosa leggi tu, che sei un metaforico? No, castello di sabbia, cioè castello è una sicurezza, però di sabbia non è molto sicuro. La sicurezza, l'insicurezza, non so, la capire se l'ha detto come battuta o se ci fosse un senso particolare. Beh, curioso, mi incuriosisce. Sì. Qualcuno connesso da Milano, sì, l'avevo già detto prima, di milanesi, lodigiani, pavesi, ne vedo già tanti, però vediamo se qualcuno... Ok.
No, ci siamo, ci siamo. Bene, quindi sì, scusami. Ecco, io vado alle domande come Marzullo e continuo a scorrere una dietro l'altra, tanto noi stiamo incitando sempre a chiedere ai nostri... Ma proprio, ma Marzullo quando è che mi fai andare a... guarda, quando è che mi mandi di notte, alle tre di notte a parlare di essere... libri? Esatto, si parla di libri, quindi potrebbe essere... Questo tra l'altro è un argomento tipico da Marzullo. Tipico da Marzullo e di forte attualità, che secondo me oggi... tendenzialmente si affrontano questi temi a livello più psicologico, filosofico. Ti ricordi quando ti ho visto la prima volta e mi hai detto c'è questo libro? Ho detto una palla. Infatti quando me l'hai chiesto hai detto leggi, te l'ho detto sì, che non... invece poi quando me l'hai perché io preferisco avere il mio avere la mia formula cartacea, me la sono veramente letto tutto d'un fiato, ma perché realmente non è un non è un trattato di psicologia, non vuole insegnare niente con nessuno, ma semplicemente un saggio leggero che osserva allora, il mondo. Come dicevo prima, questo è stato anche frutto delle indicazioni che mi hanno dato gli amici che hanno... Quelli che ho, c'è una parte con i ringraziamenti. Quelli che hanno letto il libro in corsa mi hanno aiutato a correggere il tiro. Mi stavo un po'... Ti stavi eclissando verso... Mi stavo un po', diciamo... impiccando da solo nel maestrino, nel professorino, perché vabbè, la mia estrazione è comunque da accademico, no? da professionista. Beh, quindi sei superato sicuramente, grazie a voi. No, infatti ringrazio perché effettivamente mi hanno detto, soprattutto mio amico Fabiano, adesso penso che sia connesso perché lui ha un fuso orario di 9 ore, però mi disse, Simone, ma sei un po' assoluto nelle tue teorie, devi calcolare che non tutti la vedono come la vedi tu, quindi devi ammorbidire certe formule che poi bastava mettere, che ne so, un avverbio, cambiare un verbo, certo. Mettere un inciso in cui non dicevo essere che un assolutista, esatto, ecco. non essere tranciante nei giudizi, no? Ed è una cosa che ti insegnano anche quando fai l'esame di stato d'avvocato, mi raccomando, no? Nell'esame scritto non siete trancianti, perché se per caso avete sbagliato l'orientamento fate più brutta figura ancora rispetto a essere invece prudenti. Vero. Però al di là di quello, poi essendo diventato un libro con un sottotitolo Riflessioni ed Esperienze, giustamente ho detto, rimaniamo sul piano delle riflessioni ed esperienze, cioè sottolineiamo che sono comunque un mio punto di vista, che può essere più o meno condivisibile. Certo. E questo è il motivo per cui oggi sono qua, è anche quello di vedere quanto sono condivisibili o meno. Io spero che chi fa le domande l'abbia magari anche già un po' letto. Ma evitare appunto di essere troppo accademico. Allora, c'è un capitolo che è un po' accademico, il secondo... Ma perché io cito tanti anche autori. Allora, tu è vero che hai citato tanti autori, però io ti posso dire che è leggibile anche senza andarli ad approfondire, nel senso che mi hai detto il secondo è più saggistico, è più... Io invece tutto sommato ho trovato il secondo più leggero degli altri, assieme al quarto, dove poi racconta delle storie che sono buffissime, perché poi effettivamente ti ho detto qual è la storia che mi piace, molto, che quindi finale, il gran finale, esatto. Muore, quella... il protagonista muore, esatto. Cioè, ha un principio di infarto, diciamo, lo salvano all'ultimo momento, però insomma, l'ultima parola del libro è la parola principio di infarto. Quindi vi ho rovinato la sorpresa, però tanto non è un romanzo, quindi non c'è una trama. Assolutamente. Un'altra domanda che noi indirizziamo adesso al nostro pubblico, che magari non ha ascoltato fino a qua la nostra disquisizione del Castello della Radura, eccetera. Nelle relazioni, l'esperienza insegna o segna? Qual è la vostra esperienza? Questo è uno dei titoli che mi è venuto. Questo è bellissimo, perché a volte dice l'esperienza insegna, Allora, l'esperienza, no, ma perché quello che ho provato su questo classico esempio di riflessione tutta personale, che però ho cercato di argomentare con il classico approccio da scienziato, però si parte da un'esperienza personale, cioè il fatto che mi sono reso conto, andando avanti negli anni, in realtà non è che stavo imparando, cioè in realtà stavo accumulando delle esperienze, questo non c'è dubbio, che però non ti servono o quantomeno non sono sufficienti per affrontare le nuove esperienze che avrai, perché le nuove esperienze avranno delle caratteristiche così diverse rispetto a quelle che hai vissuto prima, perché sei tu stesso a essere diverso, ad avere delle nuove esigenze, per cui le esperienze che hai prima non sono sufficienti a toglierti dai guai completamente. Quindi certo. Ha ulteriore conferma che la radura è sempre un posto che ti disorienta, per definizione, cioè finché sei nella radura non puoi pensare di essere al sicuro e di sapere dove stai camminando. Certo. Perché sennò sei entrato nel castello. Allora, vabbè, ci può anche stare, però
L'esperienza non ci aiuta ad avere la massima conoscenza e la piena conoscenza dei sentieri della lavoro. Non hai la bussola. Quindi dove siedi? Nel tuo caso l'esperienza ti insegna o ti ha segnato? No, mi ha segnato. Ti perché ha segnato. Comunque cosa succede? Che accumuli delle esperienze, non hai imparato, queste non ti bastano per aver imparato, quindi non ti hanno insegnato tutto quello che c'era da insegnare, però allo stesso tempo, essendo esperienze che magari ti hanno fatto soffrire da un punto di vista emotivo, quindi lasciano un segno, le emozioni lasciano un segno, quindi poi a volte se sono questi segni un po' troppo profondi rischiano di incancrenirsi e renderti difficile le relazioni successive. E quindi addirittura non solo non hai imparato dal punto di vista cognitivo, ma ti sei anche un po' impantanato perché non ti sei liberato da dei traumi, da delle situazioni che ti hanno fatto soffrire. È vero. E questo è un po' quello che mi è successo in anni passati, in situazioni passate. Che bella domanda, Barbara Brick. Allora, sono d'accordo, niente è mai uguale nel ciclo delle avventure della vita, niente rimane immutato. Quindi, a te, Barbara, l'esperienza ha insegnato, ti insegna o ti ha segnato? Allora, lasciamo in sospeso la domanda, grazie per il commento. Io leggo invece quello della nostra amica della Sardegna. Ci sono anche quelle persone che abbandonano il castello per sperimentare, ma poi una volta giunti nella radura applicano le stesse dinamiche che usavano nel castello, come puntini puntini, come disinnescare. Brava, ottima domanda, ma in realtà non so se Marci, hai già letto il libro, se stai andando semplicemente a intuito sulla base di quello che abbiamo detto noi, ma il commento è assolutamente a tema con quello che ho scritto. È vero, cioè, persone che... Allora, c'è un paragrafo del libro in cui dico, parlo di una sorta di pseudo-radura, cioè un pezzo di campagna, di cortile attorno al castello, in cui i padroni del castello escono ogni tanto a fare un giro e loro sono convinti che quella sia la radura. Però... Quindi un po' di confusione. Non funziona, perché in realtà quella non è radura, quelle sono i sobborghi del castello e quindi sono già stati perlustrati dalle tue guardie, sai già che lì sei quindi sicuro. Quindi vai già in sicurezza. Esatto. Sei in una pre-sicurezza. Esatto, quindi la radura vera è quella quando tu lasci il castello, prendi il sentiero e non sai dove stai andando. Se no che radura è? Se no stai facendo un viaggio da un castello all'altro. Invece essere nella radura vuol dire veramente essere disorientato e non sapere dove sei. Però è lì il momento in cui esce il vero... viene fuori uno la tua vera personalità e due hai la possibilità di conoscere una persona vera. È vero. Ok? E quindi di costruire una relazione autentica secondo quello che io dico nel libro. Allora, quindi non l'ho ancora letto ma ti sto ascoltando con molta attenzione. Male. Allora adesso la cancelliamo perché esatto, un libro. Esatto. Allora, coloro che non hanno comprato il libro vengono bloccati su Facebook. Esatto. Così ma quindi, scusa, tu nella radura dimostri la tua vera essenza, eccetera. Quindi da quel momento che chiaramente anche tu scopri la tua vera essenza, diventa una cosa che da quel punto è rigenerata o c'è la possibilità di fare i passi indietro e tornare dal via e ridare le 20 barre? Ma no, allora, nel senso, nel libro lo dico, c'è chi mette un piede fuori la radura e... Quindi l'ha fatto il passo, però si è trovato talmente disorientato, talmente spaventato, talmente a disagio, che è tornato subito nel castello. E nella maggior parte dei casi queste persone cosa diranno? Che la radura è un postaccio, che non ne vale la pena, che non è lì il posto giusto dove si trovano le cose interessanti, e quindi no, io in quel posto lì ci sono stato, e quindi ascoltate me che ci sono già stato, non ci andate nella radura, no? E certo. Invece questo è un autoinganno, è un modo per raccontarsi la storiella, di averci provato e però sai non fa per me quindi sono tornato. Lui dice l'esperienza mi ha aiutato, leggo Barbara, l'esperienza mi ha non lo leggo più Barbara, aspetta, sposta in giù perché il testo è salito. Ok, l'esperienza mi ha aiutato a comprendere di più me stessa, del resto non usciamo mai da noi stessi, non è è tutto estensione di noi, vero? Infatti parlo un po' anche delle proiezioni di quanto noi ci aspettiamo dagli altri noi stessi, che è un tipico inganno delle relazioni, e invece una relazione autentica si fonda anche sul fatto dell'essere aperti e in ascolto dell'altra persona, che è molto diversa da noi.
Non ha ancora letto il libro, ma rimedierà presto, Ah, quindi ecco, cancella anche lei, sì, allora assolutamente. No, ma assolutamente. è talmente simpatica che si dice che veramente rimedierà presto, lei domani lo va a cercare. È vero, Allora, Barbara? diciamolo, Ne ho le attualmente prove. il libro non lo trovate, scusate, non abbiamo letto proprio tutto il suo commento. Sì, Cioè che purtroppo non ho attualmente letto il libro, ma ma rimedierò rimedierà. presto, non mi cancellate. Aspetta, aveva scritto non mi cancellate. Non mi cancellate, però l'ha scritto prima. Bene, perché ha messo le mani. Cioè, Ma io stesso l'ho lei domani detto sicuramente però. No, avrà trovato il ecco, sistema di una cosa verificare. importante che dobbiamo dire è che il libro non lo trovate adesso nelle librerie perché? Perché purtroppo, vabbè, questo è un po' il problema di pubblicare magari con case editrici Domani lo non compro, grossissime. domani lo compro, Brava. vedi? No, allora, il modo adesso se lo volete presto, senza troppa fatica, il modo migliore è comprare l'ebook o dal sito dell'editore o su Amazon o sui principali store tipo IBS o tipo Book Republic e via dicendo. Addirittura su Amazon, lo dico, c'è quasi praticamente tutto il primo capitolo, più della metà del primo capitolo in anteprima, quindi chiunque lo può leggere anche da browser, senza neanche loggarsi con l'applicazione. Però quello, avere l'ebook è il modo più veloce. Oppure se volete il cartaceo, attualmente nelle librerie è difficile trovarlo perché va in distribuzione dal 1° di luglio. Quindi l'unico modo è ordinarlo dal sito dell'editore. Il sito dell'editore non vi farà pagare spese di spedizioni particolari. Sono comprese già nel corso del libro, se non ricordo male, oppure sono molto molto ridotte, ve lo fate arrivare a casa. Chiedono ad una libreria, va a finire che vi fanno aspettare magari 15-20 giorni, e Ecco, da regalare a poi vostro marito, a vostra moglie, al vostro fidanzato, alla anche fidanzata, c'è un bel augurio per dire, guarda, questo è il vai un po' nella vademecum, radura. o come diceva Sconsonata, il vametecum, esatto, il vademecum per, se non altro, avere chiara la strada, può diventare un po' un Una guide. volta i mariti uscivano a prendere le sigarette, Adesso comprano il libro. adesso vanno nella radura. Esatto, e attenzione, allora lì ci Adesso siamo. le mogli dicono: ma vai un po' nella radura anche tu. Guardate, Esatto. lo regalo sicuramente a mio marito. Ecco, Allora, bene, qua invece c'è bene, qualcuno che dice: sì, esatto, nelle peggiori librerie di Caracas, forse lì lo trovate. bene. Vai, Alessandra. Craccato probabilmente. Ecco. Sono arrivata tardi, grazie, sono arrivata tardi, ma tocca che mi perdo la radura. Sì, esatto, infatti adesso ti cancelliamo anche te dagli amici, subito, istantaneamente, perché le persone che si sono collegate dopo le ore 8:30 verranno, adesso io apro la traccia, e verranno Esatto, cancellate bravissimo. istantaneamente dagli amici. Un'altra domanda, nella relazione di coppia, chi di voi, allora qui chiaramente giro all'autore così vi illustrerà un attimo, cosa vuol dire nella relazione di coppia avere la pelle di salame sugli occhi? Perché questo mi è piaciuto, Le fettazze di e le salame. fettazze, quindi vedete, sono Madonna, tagliate non ci sottili, proprio credo. tagliate col macete, e chiaramente è nel capitolo, nel paragrafetto, dedicato ai sabotaggi e ai segnali non colti e occhiali al No, se salame, non ci basta credete, vi ricordare. faccio leggere, vedete? Sabotaggi, segnali non colti e occhiali al salame. Occhiali, Cioè, penso proprio, stanno io proprio che non sono non... Allora, curative come il io cetriolo, sono ecco. stato portatore di occhiali dai 12 anni fino ai 37, Ecco. dopodiché la tecnologia laser mi ha tolto questa rottura di scatole, però gli occhiali al salame li ho sempre con me. Cioè, Perfetto. gli occhiali, quelli che tu metti, c'hanno sopra il negroni tagliato alto, quelli ce li ho sempre con me perché sono un grande portatore di occhiali al salame. Cioè, quando si dice, ma caspita, ma non vedi che quella persona non va bene per te? Certo. E E tutti ma te lo dicono e tu dici: ecco. ma no, ma E perché? cos'è che fa sì che questi occhiali, chi di voi porta le fette di salame sugli occhiali? Gli occhiali non li avevo mai sentiti, però sono che gli occhiali al salame, bellissimo. Ma chi di voi ha le fette di salame sugli occhi? No, gli occhiali sono semplicemente la struttura E che chi poi non non. lo E è? chi non ce li ha? Eh no, è vero, infatti, nel senso che purtroppo quando si è particolarmente coinvolti emotivamente e lasciatemi dire anche ormonalmente, no? Perché insomma l'innamoramento c'è Tutto. anche una componente insomma biochimica di attrazione proprio ormonale, e lì ci sono persone che riescono a mantenere un minimo di lucidità e persone, ahimè, come me, che invece riescono a non vedere le cose come stanno veramente e ad attribuire, questo è il peggior effetto, attribuire a questa persona, a questo viandante o questa viandantessa della radura,
delle qualità magiche, delle guarda, caratteristiche Alessandro magiche che nessuno ha. Partecipativamente. Mica si vuol vedere tutto. Certo. Ma no, ma è vero, perché allora, se fossimo lucidi... Hai capito, Alessandra? Se fossimo lucidi e particolarmente aderenti alla realtà, saremmo degli automi, saremmo dei bot. E invece, ovviamente, nel innamoramento, questo lo sostengono tutti i psicologi, Alberoni ha fatto un bel libro sull'innamoramento. Però noi preferiamo Aliprandi, è una cosa... No, sull'amore, più bello è Le cose dell'amore di Galimberti, se volete dire. Comunque, al di là di quello, nell'innamoramento è, come dire, connaturato che si perda lucidità e che si idealizzi l'altra persona. Non esiste innamoramento senza la idealizzazione, perché so che innamoramento è vero. Tu ti sei mai innamorato di una che non avevi eretto a, ovviamente, idea. È ovvio, funziona così. Poi, tu quando scopri la realtà, tron. Ma è lì la fregatura. Il gioco sarebbe non dover arrivare a quel tron e riuscire a metabolizzare pian piano, passare pian piano dall'idealizzazione all'accettazione della persona com'è realmente, senza un trauma e senza una delusione. Invece ci sono persone che, essendo abituate alle dinamiche del castello, per cui tutto gli è dovuto, tutti sono loro corteggiatori, cortigiani, allora quando si accorgono che non è come pensavano loro, vanno in tilt. Io ammetto che in gioventù sono stato un po' così, però poi per fortuna si cresce, si cambia, ecco. Adesso diciamo che il rischio è diminuito. Di che cosa? Di salamismo? Di salamismo, di salamismo, di salameria proprio. Può essere che ci sia cascato già in questi giorni, anche l'altro ieri, 3 giorni fa, che ne sa, io tutti i giorni incontro persone e dico, caspita, guarda quella ragazza lì oppure, guarda quella donna lì oppure, guarda. E mi faccio magari dei famosi film mentali, i film con l'occhiale al salame vengono ancora meglio, perché la videocamera non puoi neanche vederla. Certo. Pensa a un regista che gira un film questa è l'immaginazione, comunque l'immaginazione che galoppa, perché poi tutto sommato... L'immaginazione che anche per poco... arrivando... Non hai visto che roba? Sì, scusa. L'immaginazione che magari ti può cambiare la vita anche per poco tempo, quindi... Michele. Allora, il discorso è molto semplice: per avviare una relazione appagante ci vogliono tante energie, no? Questo siamo, cioè, le relazioni hanno bisogno di energie di investimento. E di questo c'era un capitolo. E per avere questa energia ci vuole quello slancio di idealizzazione, se no l'energia non però c'è attenzione, che schiacci il bottone e ti parte. E su questo nasce il capitolo 3. Scusami, saluto, no? Ci sono collegate Anna Rita, Lorenza. Anche le persone che questi giorni mi hanno dato un po' di indicazioni sul libro. Allora, no, c'è anche un commento qua. Io penso sia effetto specchio. Vincenza ce l'ha un po' su questo, cioè ce l'ha un po' questa fissa dell'effetto specchio. Beh, in genere attiriamo anche delle persone che sono tendenzialmente sono quei linguaggi, non so se Vincenza è d'accordo, sono un po' quei linguaggi inconsapevoli dove noi attiriamo i nostri specchi. Allora, il discorso dell'effetto specchio è è una teoria abbastanza nota, c'è uno psicologo, però se leggete Jung, ad esempio, cioè, il fatto che si cerchi noi stessi nelle altre persone, quello che dicevo prima, no? Io non so se è veramente così. Io sono attratto molto dalla diversità, in realtà, non da delle persone molto simili a me, perché ho paura di annoiarmi dopo. Se la persona ami, è ami il confronto, ami comunque scoprire delle cose nuove, esatto. Consolidare delle abitudini. Esatto. Però poi mi incarto dall'altro lato, cioè se la persona è troppo diversa, oggettivamente all'inizio può essere interessante, divertente, però poi... Quando devi costruire una relazione, le affinità servono, cioè, perché sennò è, vero. È un gioco al massacro. È arrivata anche la Elena e Alessandra Mori. Alessandra Mori bisogna salutarla per forza. Ciao Alessandra! Perché, anche esatto, tua collega giornalista, perché è importante salutare Alessandra? Perché Alessandra sarà colei che farà un po' il tuo ruolo milanese. Nella serata milanese di lunedì, che vi ho già accennato, ripetiamolo per quelli che ci sono connessi solo oggi. Stiamo parlando del libro... Cronache della radura, riflessione di esperienze sulla complessità delle relazioni di coppia, mio libro appena uscito, ma che verrà poi presentato fisicamente, questa è una sorta di anteprima via Facebook, ma fisicamente verrà presentato al pubblico lunedì 18, questo lunedì che viene, a Milano, al Takeaway Bistro, che è un locale in zona Moscova, molto carino, organizzazione Graziano, e PR Graziano e presentazione da parte di Mori, Alessandra Mori, giornalista per Diva Donna, vero, mi scrive. Scrive Alessandra nei commenti, vero, ma le energie servono anche soprattutto dopo. Sì, anche la pazienza serve dopo. Esatto.
Parlavamo prima di relazioni, quindi mi piace questo titolo, che questo è marzulliano, proprio alla grande, le relazioni nel tempo e il tempo nelle relazioni. Oggi no, Alessandro si dice che ha scritto solo adesso, ma ci sta seguendo dall'inizio. Brava, quindi, Alessandro. Ah, ok, quindi le persone che io vedo qua non sono quelle connesse, sono quelle che hanno scritto. Ottimo. Va bene. Allora, qui continuano ad arrivare, benissimo. Quindi, il tempo le relazioni nel tempo, il tempo nelle relazioni. Oggi mordi e fuggi, tutto subito, eccetera. Allora, questo vediamo. Capitolo nasce come, diciamo, costola del secondo, cioè allora in realtà il libro in origine doveva essere fatto di 3 capitoli, uno sulla metafora della radura, uno con la parte un po' saggistica, un po' di citazione di autori, di riflessioni psicologiche, e uno con le storie. Poi nello scrivere il capitolo secondo mi sono accorto che stava venendo molto lungo e allora ho pensato di spezzarlo in due, farlo diventare un secondo e un terzo. E mi sono accorto che di vari paragrafi molti avevano come ingrediente principale il tempo, il concetto del tempo, ma anche il fatto delle relazioni come cambino con l'età, no? Cioè la relazione a 27 anni la vivi in modo molto diverso che a 40 e molto diverso che a 58, no? Certo. Ok? Oppure il discorso che dicevamo prima, le relazioni negli anni 30, quando le ha vissute mia nonna, sono diverse dalle relazioni degli anni 2010-2018 di oggi. Quindi il tempo è una variabile fondamentale. Allora ho messo insieme tutti i paragrafi che avevano questo leitmotiv del tempo. Fra cui ce n'è uno molto lungo, che però mi sembra venuto abbastanza bene, quello sull'impatto dei social media e in generale di internet sulle dinamiche relazionali. Che bruciano tutto. Ma che bruciano, che in realtà ti danno anche una serie di possibilità immense che prima non avevamo, no? Io ho avuto delle relazioni che sono nate da una prima conoscenza su Facebook o su Instagram, che poi hanno portato anche delle soddisfazioni. In altri casi portano invece dei bidoni. Ecco, ma allora torniamo appunto a capo, cioè è più, a questo punto è una radura quella, logicamente, che magari ti consolida un ponte elevatorio per entrare a Castello. Però... Sì, allora, qual è il problema di internet? Che sui social siamo più portati a non essere veramente noi stessi, ma a far vedere solo quello che vogliamo far vedere di noi. Okay. No, prima l'abbiamo parlato tu, me, guarda, io sui social, sul mio profilo ormai parlo solo delle cose di lavoro, no? Quindi uno che è amico di Mauro Caldera su Facebook non è amico di Mauro Caldera la persona, è amico di Mauro Caldera il giornalista e l'ufficio stampa. No? Certo. Quindi vuol dire che tu hai scelto di far vedere solo quella parte lì della tua vita. Certo. Ed è la stessa cosa che faccio io, quelli che mi seguono sulla pagina, ma anche quelli che mi seguono sul profilo privato, non si illudono che quel Simone Liprandi è il tutto Simone Liprandi. È ovvio che io scelgo di mettere su Facebook solo le cose che ritengo di mettere, no? E quindi questo è un'arma a doppio taglio, perché vuol dire che il lato tuo hai il controllo di mettere quello che vuoi e di nascondere quello che le parti tossiche della tua personalità. Cioè, nella radura non funziona, le maschere non stanno su. Le maschere sono uno strumento tipico da corte. I costumi e le maschere si vestono nell'ambito del castello, nelle cerimonie del castello. Quando sei nella radura devi sopravvivere, devi scappare dai lupi, devi mangiare, devi abbeverarti, devi camminare, e le maschere non stanno in piedi. Quindi i social, da un lato, ti aprono a delle possibilità maggiori che prima non potevano nemmeno immaginare, dall'altro ti imbottigliano in questo meccanismo per cui uno cerca di porsi solo per quello che vorrebbe essere, non per quello che è veramente. Beh, è sicuramente uno schermo e un paravento importante, cioè non indifferente il social, perché chiaramente tutti presenti c'è una persona e molto spesso quando poi c'è l'incontro di viso, quella stessa persona ha cambiato magari l'atteggiamento, non solo veramente ha svestito delle sicurezze, che se va così, se va così, e questo mi ricorda il film Ci posta per te, per esempio, quando ma se va così, ok, se va dall'altra parte, cioè se una delle due persone non è soddisfatta della conoscenza sui social, cos'ha come strumento? Quello di cancellare, di bloccare l'altra persona. Certo, questo è uno strumento di controllo che nella radura non esiste. Certo. Tu nella radura non puoi decidere di prendere un sentiero e dire tanto io, allora io prendo quel sentiero e quello là o quella là non la incontrerò più, perché non lo sai. Certo. Nella radura non hai il controllo dei tuoi spostamenti. Quindi questo è un po' il ragionamento. Allora, un saluto dal Friuli, ciao Ena, Marco da Lodi, che sarà tipo qua dietro. Dietro, esatto. Lodi.
toc toc. Esatto. Vincenzo aggiunge: giusto, le maschere uno, nessuno e 100.000, la dura unicità. Ottimo, ok. In realtà, oh ragazzi, il tempo, siamo a un'ora di tempo. No? L'idea era di fare 40 minuti, 45 esatto, minuti. Esatto, a un certo punto di tirarmi un calcio così. No, perché tanto devo tirarti un treno per tornare a casa. Esatto, esatto, assolutamente. Perché essendo noi a Lodi, non a Milano, il Caldera deve anche avere un mezzo che poi lo porta a casa. Mi piace molto una frase che hai riportato nel capitolo 2, che dice: ciò che è difficile attrae, l'impossibile seduce. Ciò che è complicato spaventa, ciò che è estremamente complicato innamora. Questo è quello, è bellissimo. Spettacolare, che poi... Ed è un po' quello... Il fascino dell'impossibile, del... Questo è un po' mio, nel senso, quando ti dicevo prima, io tra l'affinità e la diversità, spesso sono attratto dalla diversità, e poi ovviamente mi vado a infilare situazioni difficili, no? Certo. Perché, e dice che ciò che è difficile attrae... l'impossibile seduce, ciò che è complicato spaventa, ciò che è estremamente complicato innamora. Io questa qua la trovo molto molto vera, poi ovviamente è un poeta, lui quindi deve ti sei molto romantico il tutto. Pure io pensavo a Pirandello, ah ok, sì. Bene, è diventato anche, vedi che bello, la chat di questa diretta è diventato un modo di scambio culturale tra le persone. Esatto. Adesso dovremmo fare in modo di incrociare i miei con i tuoi, così apriamo la busta direttamente e si conoscono. Allora, non è difficile, basta che i tuoi seguono anche la mia pagina e i miei vadano a seguire anche la pagina del Caldera. Quindi collegatevi a Simonelli Prandi, Page. E così appunto sarete aggiornati di tutti gli sviluppi appunto poi quante attività organizzeremo proprio per far conoscere e per chiacchierare così come abbiamo fatto questa sera, magari in diversi posti d'Italia, magari sorseggiando del buon vino e mangiando qualcosa di buono, perché poi tutto quello che fa salotto diventa leggero e crea relazione, perché è quella famosa, no? Quella... Certo. Anche perché facciamo sabato prossimo, lunedì prossimo, creiamo una radura. Allora, saremo in zona Moscova, Milano, quindi credo zona meno radura, geograficamente meno radura. A Lodi siamo più radura, perché qua abbiamo le foreste. Appena qua fuori dalla città ci sono ancora i campi, la foresta di pianura qua lungo l'Adda, molto bella, a parte che dovete venire a visitare. In zona Moscova di radura ce n'è poca, però la serata è intitolata Uno spritz nella radura. Bello. Perché ci sarà poi anche il giochetto per cui chi compra il libro avrà in omaggio l'aperitivo, cioè quindi chi comprerà una copia del libro fisicamente avrà poi un free drink, però appunto sarà anche un modo per rendere la serata un po' leggera con un bicchiere di vino, un bicchiere di... E ribadisco per chi si fosse sintonizzato dopo che è una lettura veramente piacevole. Non è, nonostante tratti di temi magari non comodissimi, magari scomodi per qualcuno, eccetera, è veramente affrontato con un linguaggio molto pop, cancelliamo dagli amici anche il Caldera. Anche il Caldera, pop, io ho un'anima rock and roll. Rock and roll, pop e rock and roll. Sicuramente anche un po' rock and roll, perché poi ci sono queste belle... Però... Effettivamente è una bella lettura che si fa velocemente, una bella lettura da spiaggia. La spiaggia, non a caso l'abbiamo fatto uscire a giugno, adesso. Esatto. Ma sai, in genere uno dice, ma sì, non, cos'è, vado a leggere, cioè magari lo stereotipo è quello di dire vado a leggermi i problemi di copia, eccetera. No, guarda, è veramente una lettura piacevole. Posso dire anche l'ultima annotazione, che una parte che solitamente nei libri non si va a vedere, ma che secondo me invece è fondamentale, è la bibliografia. Perché una bella il libro è lungo 136 pagine, ok, però... Ha tre pagine di bibliografia. No, bibliografia. Tutti gli spunti che io lancio, in modo così, come hai detto tu prima, a drone, a volo d'uccello, come si diceva una volta, sono tutti approfondibili, inventiamo questa parola. Certo, sono grandi nomi, assolutamente. Sono tutti approfondibili con la lettura di libri che a me hanno cambiato tanto. E quindi io vi invito veramente a leggerli, a sfogliarli, a vedere magari... Basterebbe a volte anche l'anteprima su Google Books, no? Da vedere qualche pagina e avete degli spunti interessanti. Quindi dal mio libro, cioè il mio libro spero sia un primo passo verso la radura, e che quindi poi vi venga voglia di approfondire il tema della radura anche attraverso autori ben più noti e navigati di me su questi argomenti, no? Ok, poi aspettiamo un libro
di Mauro Caldera sulle relazioni nel mondo dello spettacolo. Ah, assolutamente, un bel programma, assolutamente, cioè, assolutamente. Ci sarebbe veramente da, da divertirsi. Sì, vabbè, un ambiente molto curioso, ma come penso che comunque anche lì... lo scopriremo solo vivendo, ecco, poi mi darei delle indicazioni, ecco, perché... Allora, abbiamo ancora persone connesse, quindi a me spiace... Spiace interrompere, l'invitiamo a cena, però diventa lunga. Poi, allora, come dicevo, il video, appena adesso io clicco termina il video, rimane a disposizione, quindi chiunque non abbia avuto la possibilità di connettersi in diretta può rivederlo. Chiunque voglia fare dei commenti al video, rimane comunque lo spazio commenti aperto, quindi potete continuare a fare commenti e io domani me li riguardo, anche Mauro, commenteremo, controcommenteremo. Ma poi, se riusciamo, magari, gente che si è connessa adesso dice no! Forse dice no sul fatto che rimane il video, cioè, quindi dice, speravo che invece se riusciamo poi magari estraggo il video da Facebook e faccio dei piccoli teaser, sì. Cioè 4-5 minuti, perché insomma è un'ora, siamo a 1:05 adesso, quindi è un video un po' lungo. Beh, abbiamo avuto una bella interazione, ci siamo anche divertiti con voi. L'interazione è stata veramente bella ed è esattamente quello che speravo, quindi grazie davvero a tutti voi che avete... È stato un piacere anche per noi, Barbara. Che ci avete dato una mano, perché se fossimo stati solo io e lui a raccontarcela, sì, veniva fuori lo stesso, però non veniva fuori così. Beh. Che avremmo potuto farla via Skype probabilmente, tu a casa tua, io a casa mia, invece così ha avuto tutto un altro effetto. Però adesso decidiamo la data della prossima diretta, siete stati forti. E vabbè, allora adesso mettiamo su qua sotto tra i commenti il mio IBAN, esatto, a fronte di un bonifico di 50 euro a testa, e, esatto, quando raggiunte le 10 persone che hanno versato questo biglietto in anticipo, noi stabiliremo la nuova data della diretta Facebook. Io che ho detto che sono d'accordo. Cristina è sempre quella che ha dato dei manzi, quindi secondo me io invece rilancio in un altro attenzione modo, però sono... manzi in che senso, Cristina? No, siamo alleggerendo alla fine e dobbiamo io rilancio in un altro senso. Le dirette Facebook sono belle, però chi ha la possibilità di invitarmi o invitarci, perché anche Mauro è disponibile, volentieri, ad una presentazione live in una libreria, in una birreria, in un locale. Ma anche organizzare un aperitivo letterario, esatto. Perché poi oggi dobbiamo veramente, ce lo dicevamo prima, una fate cosa molto... Ecco, organizziamola, facciamolo. Perché no, loro danno per scontato che l'autore, l'editore abbia la bacchetta magica e ci siano tutti gli strumenti. È difficile promuovere un libro, è faticoso. Quindi se volete aiutarsi, il modo migliore è fare recensioni, condividere i post... Oltre a partecipare, condividete già che siete in tempo, condividete subito questo video. Esatto, la diretta, mi raccomando. Condividi. E organizzare eventi, questo sì, io sono disponibile assolutamente. È vero che adesso arriva fra poco l'estate. Beh, lo organizziamo in spiaggia. Col pareo, allora, la camicia rosa estiva ce l'ho già, no? È già stata commentata, ok. Però... se volete, vengo con l'infradito e il pareo esatto. E ballo anche Maracaibo. Durante la ok, va bene, direi che siamo già andati a, come dire, siamo calati di gusto, no, abbastanza, vabbè, dobbiamo leggerire. Ricordate, attenzione, Simone Liprandi, Cronache dalla radura, riflessioni ed esperienze sulla complessità delle relazioni di coppia, le edizioni. Mi raccomando, grazie a tutti, alla prossima, e condividete subito adesso, appena comprerà il video come video, condividetelo, mi raccomando. Condividetelo, grazie a tutti, ciao a tutti.